Giovanni Falcone diceva che le mafie non sono invincibili, perché come ogni fatto umano hanno un inizio e una fine. Ed è importante sottolinearlo con forza oggi per evitare le esagerazioni che sentiamo di una mafia onnipotente, oppure quelle che sviliscono e diminuiscono tutto. Diceva anche che la lotta alla mafia è una battaglia di legalità e di civiltà. E allora noi diciamo con forza che non basta scrivere le leggi nei codici, se prima non le abbiamo scritte qui dentro, nelle nostre coscienze, perché sono troppe le coscienze passive, un po' domesticate, che trasformano la legalità in qualcosa, sapete, di strumentale, maleabile, calibrato secondo degli interessi. E allora, prima di parlare di legalità, dobbiamo riflettere, innanzitutto, non dimenticatelo mai, sulla responsabilità, perché la responsabilità è la base della libertà, della nostra libertà e della legalità. Allora si è parlato molto di legalità, dimenticando che senza civiltà, cioè la giustizia sociale, i diritti, l'educazione, la cultura, senza lavoro, le politiche sociali, ripeto, la famiglia, i giovani, gli anziani, i migranti, la legalità resta una bella parola, una parola astratta, una parola lontana. Ci dà forza e speranza il fatto che a sentire forte l'impegno, il mettersi in gioco, siano soprattutto i giovani, siete voi giovani, ovvero persone in grandissima parte non indurite dagli egoismi, non intossicate o corrotte dalla sete di denaro e di potere, persone sensibili al sogno, all'utopia e a tutto ciò che trascende i confini di un io sempre più facile preda dei demagoghi e degli spacciatori di illusioni. Voi giovani siete il simbolo del futuro ed è bellissimo, credetemi, vedervi impegnati a costruire non solo il vostro futuro, ma quello di tutti. Abbiamo bisogno di una memoria viva. Una memoria che si traduca tutti i giorni sempre in responsabilità e in impegno. Dobbiamo trasformare la memoria del passato in un'etica, etica del presente. Ma se fosse ancora vivo e vedesse lo stato di salute delle mafie, direbbe forse che saranno sconfitte solo quando tutti noi torneremo ad essere più umani, più giusti, più responsabili, più coraggiosi per lottare per la ricerca della verità e per la giustizia. Solo quando faremo della nostra Costituzione un'etica e una pratica di vita. Abbiamo bisogno, dunque, di un mondo dove l'amore sia l'elemento fondamentale della vita e sia inseparabile dal sentimento di giustizia, dalla volontà di costruire una società con molto meno io e molto, molto più noi.